Buongiorno, benvenuti sul mio canale. Io sono Katia e finalmente, ragazze e ragazzi, sto riuscendo a registrare un benedetto Get Ready With Me. Allora, oggi mentre ci trucchiamo, voglio raccontarvi tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda la mia vita, lavoro, patente, casa e tutto quanto. Quale momento migliore se non oggi, visto che dopo tantissimo sono riuscita ad avere un giorno di riposo. In realtà ci siamo alternati i giorni di riposo io e la mia collega, perché abbiamo poche camere, tutte di fermo, abbiamo tipo 11 camere, e allora io e la mia collega mi hanno detto facciamo un giorno per uno. Oggi sto a casa io e domani invece è il suo giorno di riposo, giustamente. E fuori piove, perché oggi è una giornata molto 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 piovosa. Ho acceso anche la ring light perché la luce in casa, come sempre, fa pietà, e ho deciso di mettermi qua tranquilla a registrare e a truccarmi con voi. Ho messo anche sui capelli per tenere indietro i capelli, guardate quanto sono carine. Le mollettine le ho pagate 3,50 che ho preso da Primark della collezione di Hello Kitty. Sui social dappertutto una collezione intera da Primark con prodotti di vastissima scelta. Vado io da Primark, se avete visto il vlog lo saprete di sicuro, sapete già questa storia, io lo dico per i nuovi. Va Katia da Primark, che cosa trova? Niente, 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 però allora almeno sono riuscita a prenderle un coso per fare i capelli ricci, però molto carine. Infatti sono queste, sono con una col fiocco di qua e una con Hello Kitty, e di qua la stessa cosa. Le ho messe un po' male, ma vabbè, l'importante è che mi tengono indietro i capelli, io le utilizzo per questo coso, per questo utilizzo appunto. Scusate il gioco di parole, sto parlando troppo, mettetevi comodi perché sono super gasata e facciamo un super Get Ready With Me. Iniziamo. Ah, e mi sono dimenticata di dirvi che sugli occhi ho già applicato il mio solito primer, questo qua, il L'Eyeshadow Primer Potion di Urban Decay nella tonalità Eden, letteralmente un gioiellino ed è uno dei miei preferiti. Sono tantissime le novità che proviamo oggi, però voglio provarle con voi. Ovvero, prima di tutto, non è un prodotto, ma questo set super gigante che ho preso su Shein di spugnette appunto per il baking e tutto quanto, e voglio provarle subito. Tra l'altro, sono andata in fissa con un cara di TikTok. L'amo subito dai carabinieri. Comunque, oggi le proviamo subito. Come proviamo subito questo? Mi stavo strozzando. Questo primer di She Glam, super, super, super virale, chiacchierato da tutti, 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 tutti. E chi sono io per non provarlo? L'ho acquistato anch'io. E come prodotti effettivi abbiamo solo lui, anche perché abbiamo un sacco di pennelli sempre di She Glam per il fondotinta. Poi abbiamo questi piccolini tipo Rare Beauty, coppia a tutto andare. Vedete, questo per il fondotinta, dopo ve li faccio vedere bene scartati, e questo per il correttore. Insomma, ve l'ho detto, poche cose, ma molto 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 impaziente di provarle. Allora, come make-up oggi in teoria, visto che ho su una canottierina rosa, e cioè un maglioncino rosa e una canottierina nera, devo decidere un po', ma non voglio fare un trucco super, 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 super extra. Ultime parole famose, adesso vedremo cosa viene fuori. Sapete cosa ho deciso? Oltre alle novità, voglio truccarmi con reperti storici, ovvero con prodotti che ho qua da tantissimo tempo che non utilizzo mai. Oggi voglio utilizzarli, come raga, questa, la Dreamy 2 The Mystic Palette di Nabla. Oggi voglio utilizzare assolutamente lei. Queste sono le colorazioni, è molto 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 bella, ma non mi ricordo più di lei, cioè non mi ricordavo più di lei, non lo so, era lì accantonata e quindi oggi la riprendiamo in mano. Vado subito, tanto il primer è steso bene, vado a passare nella piega, a passare, non a mettere, a passare, nella piega dell'occhio Déjà Vu, anche se è leggermente scurino per la mia palpebra. Però dopo andiamo a passare il color panna e quindi andiamo dal. No, vabbè, dai, non me lo ricordavo. Cioè, me lo ricordavo più scuro. No, va benissimo, scherzavo. Fate finta che non vi ho detto niente. E non taglio neanche, anche perché questo è il bello.
delle stronzate che dice Katy. Comunque, questo è un video anche aggiornamenti come vi anticipai all'inizio di questo video. Allora, il lavoro, la stagione invernale sta andando molto bene per i nuovi che mi seguono. Io faccio la cameriera ai piani, se mi seguite già lo saprete. Io lo dico sempre per i nuovi che arrivano adesso sul canale, faccio la cameriera ai piani in un albergo a 4 stelle, faccio camere e ho iniziato a maggio dell'anno scorso, ho affrontato la stagione estiva, ho iniziato a maggio, ho lavorato maggio e giugno, poi ho fatto la stagione estiva che è durata dal 1° luglio a più o meno la prima settimana di settembre circa, e poi ho avuto una pausa, anche se comunque l'albergo che lavoro io è aperto tutto l'anno, quindi nei weekend io tutto l'anno sono sempre al lavoro comunque, e, però non pieno. Invece poi ho fatto i restanti mesi a casa e ho iniziato il 6 dicembre fino adesso a Pasqua. In effetti tutti i giorni il boom del lavoro invernale, la stagione invernale appunto. Scusate le ripetizioni di parole. Intanto vado a sfumare dal marrone verso il sopracciglio col color panna, questo qui. Intanto andiamo avanti a parlare. Questa stagione invernale è stata un po' più tosta anche a livello di tempo, che vabbè, perché comunque la stagione estiva, come vi ho detto, dura 2 mesi e circa 2 mesi e una settimana. La stagione invernale dura 4 mesi e circa anche lei, e quindi a livello di tempo ovviamente il doppio. A livello invece di lavoro effettivo è bella tostina, perché la gente arriva da sciare, quindi non è come in inverno, come in estate che ci sono le scale pulite dell'albergo, il pavimento non fa schifo come in inverno. Ovviamente lì ci sono i sassolini e tutto quanto molto carino, molto delicato. Questo colore è venuto, ci piace. E devo dire che è stata molto bella. Mi sono trovata bene con la mia collega, ti mando un bacio tesoro. Ciao, se stai guardando questo video. E niente, adesso finiamo la stagione invernale a Pasqua, come vi dicevo, e poi abbiamo una tregua e il 1° luglio appunto si ritorna a fare la stagione estiva e così via. Ormai mi sono legata tanto a questa ragazza anche. Vado a prendere intanto New Past, così intanto che parlo mi trucco. Mi sono legata tanto perché vuoi o non vuoi, se ti piace la persona, poi le discussioni sul lavoro, anche perché dovute alla stanchezza, dovute magari al fatto che io sono molto permalosa e no, pignola, come si dice, molto permalosa e punto. Allora, ovviamente, e soprattutto i primi periodi con le colleghe si va d'accordo un po' meno in certi periodi, ma io posso dire di all'inizio, poi ovviamente lei non conosceva me, io non conoscevo lei, e devo dire che adesso invece non la cambierei con nessun altro, perché mi sono letteralmente affezionata. La adoro, è brava, anche perché lei comunque dove sono io a lavorare, lei lavora con me, siamo io e lei, e questo lavoro lo fa da tantissimi anni, non come me che a maggio faccio un anno, sì, un mese stavo dicendo un anno. Lei letteralmente fa questo lavoro da, non mi ricordo se era 13 o 18 anni, quindi capite bene che è il suo lavoro ormai da tanti anni, e la velocità che ha lei, adesso ho una sviolinata nei suoi confronti, no, vabbè, quello no, però la velocità che ha lei è imparagonabile, raga, un robot letteralmente. Comunque, allora, adesso andiamo avanti col nostro make-up, perché voglio applicare uno shimmer sulla palpebra e dopo vediamo se applicare un eyeliner, ma penso proprio che lo applicherò. Vado a prendere Lucid Dream tranquillamente. E quindi vi stavo dicendo che questa stagione è andata molto bene per quanto mi riguarda. Adesso abbiamo questo. Ah, oh, che bello! Abbiamo questo momento di tregua perché sta finendo il papà del Cri, sapete che fa il maestro di sci, e quindi anche lui a Pasqua finisce la stagione. Adesso la neve si sta anche sciogliendo, quindi al posto di, nu di, sì, di nuotare, di sciare, si va letteralmente a nuotare, perché la neve soprattutto di pomeriggio, vabbè, oggi no perché oggi
fa un po' freddino, quindi non sarà di certo come i giorni passati e i giorni che arriveranno, però il pomeriggio, quando arriva il picco di caldo, qua la neve diventa acqua e quindi al posto di sciare con gli sci si va letteralmente a nuotare in piscina. Invece, per quanto riguarda quando fa freddo, la mattina, che fa ancora tanto tanto freddo qua da noi, la neve diventa una lastra di ghiaccio e quindi automaticamente è molto pericoloso anche lì perché si pattina al posto di sciare. Però sta finendo la stagione, tempo permettendo, speriamo di lavorare bene a Pasqua, di fare una bella Pasqua, anche se a Pasqua non so se riuscirò a stare a casa perché abbiamo appunto ancora i cambi e abbiamo tanti gruppi di inglesi. Volevo rispondere anche a una domanda quando mi mancava parlare con voi, comunque si vede, ho tante cose da dirvi. Volevo rispondere alla domanda di una ragazza che nei commenti, non mi ricordo di quale video, vi direi una cavolata, mi disse: Cati, ma visto che fai questo lavoro ormai da quasi un anno, preferisci quando le camere sono di cambio, cioè quando sono i cambi, o quando le camere sono di fermo, i clienti sono lì nell'albergo e gli rifai la camera e boom. Raga, che domanda, letteralmente quando sono di fermo è una cosa, quando sono di cambio le pulizie sono a fondo, bisogna cambiare le lenzuola e soprattutto le lenzuola si cambiano anche se un cliente, anche di fermo si cambia le lenzuola se un cliente sta lì più giorni, ovviamente non è che si può farlo dormire sempre nelle stesse lenzuola, quindi di fermo ok, ma il cambio ovviamente raga lì è più pesante e soprattutto quando hai... tipo il mio albergo, per esempio, ci sono alberghi che hanno il doppio delle mie camere, cioè del numero di camere che abbiamo noi, e quindi mi reputo anche abbastanza fortunata perché noi abbiamo 23 camere e siamo in due ragazze. Invece, per quanto riguarda, ci possono essere anche alberghi e ci sono anche altri alberghi da me. Intanto mettiamo una riga di eyeliner. Che hanno letteralmente 30 camere, 50 camere, quindi lì capite bene che non sono in due sulle camere, perché sennò è impossibile. Anche perché la schiena, dopo un po' svuotare, rifare i letti, svuotare il bagno, ripulire il bagno, fare la polvere, fare i vetri, pulire i balconi, corrimani, capite bene che in due con 50 camere arrivi a casa morta. Già arrivo a casa morta io, a parte che io non faccio testo perché l'ho sempre detto: ah, come eyeliner sto usando questo qua di Traina o Mina Black. Io lo dico sempre che sono una novantenne nel corpo di una di 30. Comunque, raga, e adesso a luglio faccio 31 anni. Che palle. Perché non si può tornare indietro o fermare l'età? Mi va anche bene quest'età, però questa, non di più. Comunque adesso mi concentro perché mi è venuta una riga spessa qua, mi sta venendo il nervoso. A parte che non metto l'eyeliner da un bel po' di tempo e quindi spero di non aver perso la mano. Già non ero tutta questa cima. Come l'hanno detto, accecata. Wow. Adesso con una salviettina vado a pulirmi e un cotton fioc perché sono andata sopra la palpebra qua. Mi sta venendo nervoso, però dai, non è venuto male, che dite? Più o meno. Prima di andarmi a pulire voglio dare ancora una struttura al make-up e ho già perso il pennello, ok? E voglio andare a portare un po' nella rima inferiore, ma poco 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 perché non mi piace più l'ombretto nella rima inferiore. Adesso pausa 2 secondi dai racconti, così finisco gli occhi e dopo, quando facciamo la base, vado avanti a parlarvi perché ho un sacco di cose da dirvi. Porto il colore di transizione, dopo pulisco, sotto, non vi preoccupate. Comunque, ho un sacco di cose da dirvi anche per quanto riguarda la casa e anche per quanto riguarda la patente, quindi mettetevi comodi, Cati, dopo un sacco che non fa Get Ready With Me, quando lo registra, tipo oggi, c'ho miliardi di cose da dirvi e spero anche di ricordarmeli tutti. Le salviettine che uso per correggere sono queste di Fior di Magnolia, le prendo all'Eurospin, e raga, una meraviglia, ci sono 25 pezzi, adesso queste sono nuove perché appunto ho finito le altre. Tra l'altro il profumo è qualcosa di... Ah,
paradisiaco. Più che altro ricorda l'estate, ci sto rimanendo ancora più male perché guardo fuori una tristezza. Tolgo tutti i glitter che mi sono andati in giro per tutta la faccia. Infatti, e poi vado a mettere il ditino e vado a pulire la mia riga di eyeliner, ma poco poco poco, vedete, io la tiro in su e poi tolgo la codina laterale. Ecco, adesso sto facendo altri casini, si vede che non mi trucco da tantissimo tempo. No, era così bello. Sono andata a rovinare tutto, dite? No, dai. No, ok. Bello schifo. Sapete una cosa? Lo lascio così perché mi sta venendo l'urto. Vabbè, l'ho un po' sistemato, l'ho tolto con la salvietta, ma sono andata a rovinare tutto. Fa niente. Adesso passiamo al mascara e poi alla base, così almeno proviamo il nuovo primer e i nuovi pennelli per il fondotinta e il correttore. Di fondotinta non ho niente di nuovo e poi vi racconto della patente. Allora, come mascara vado a usare il Panorama di L'Oreal, che è uno degli ultimi arrivati in casa Coty come mascara, e lo amo letteralmente, ma è proprio bello. Adesso vabbè, con questo schifo di eyeliner che mi sono fatto, però c'è sempre la riga di eyeliner, non si vedrà proprio bene bene. Se mi sporco col mascara a me non mi interessa perché sono abituata e poi quando si secca vado a togliere i residui che mi spargo in giro, quindi non vi preoccupate, si vede che tanto che non mi trucco. Anche voi, se non vi truccate da un po', quando vi mettete a truccarvi viene una merda come a me. Vabbè. Ripeto, non guardate qua che gratto tutto dopo con uno scovolino delle sopracciglia. Quando si secca e viene magicamente tutto via. Bellissimo. Questo mascara è valido, davvero, per me. Ne ho messo poco 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 anche nella rima inferiore. Adesso aspettiamo che si secca e poi vado a pulirlo dalla palpebra. Allora, pulisco perfettamente tutto il viso da eventuali residui e passiamo alla base. Finalmente è arrivato il suo momento e il momento di parlarvi della patente, perché lo dico per i nuovi, se non lo saprete già, mi sono iscritta un mese fa, ormai il 27 febbraio, a patente, di preciso il 27 febbraio. E raga, sto studiando, incrociamo le dita, adesso vi spiego. Allora, intanto andiamo ad applicare questo primer. Tra l'altro, raga, per 6 euro è costato 6 euro più o meno su Shein Glam. E questo è il pack, è verdino. E in teoria, seguendo tutti i social e le varie recensioni sue, questo primer dovrebbe avere tipo un effetto grip, colla, per far aderire meglio il fondotinta e farlo durare di più, in teoria, durante la giornata. Lo scopriremo subito. Dopo vi lascerò magari o vi terrò aggiornati anche su Instagram della tenuta del make-up di ho. Ah, è vero, una volta che finisco di stenderlo, questo adesso lo confermo anch'io, finalmente non vedevo letteralmente l'ora di provarlo, il gioiellino. Poi è tanto, qu quanti ml sono? 45 e anche il pack che sale, 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 man mano lo si utilizza, antispreco, diciamo. Comunque, mamma, adesso ancora di più. Sentite il rumore, non penso, è proprio effetto colla. Pazzesco, wow. Allora, non ho bagnato nessuna spugnetta perché intanto prime impressioni pazzesche, non incolla tanto come, ecco, ce l'ho qua come il Plump React Back di NYX, perché per me è un'imitazione, però l'effetto ce l'ha. Allora, tra l'altro, che bella pelle lascia. Proviamo il fondotinta, il pennello di Sheet Glam per il fondotinta. Non ho bagnato, come vi stavo dicendo appunto poco fa, nessuna spugnetta perché voglio utilizzare lui. Ditemi voi se non è preciso,
uguale al fondotinta di Rare Beauty. Raga, l'hanno letteralmente copiato. C'è un pelo fuori posto, già cominciamo bene. Due peli fuori posto. I pennelli, quelli sono costati sotto i 3 euro, sia quelli del fondotinta, no, quello del correttore 1,60 euro l'uno, quelli del fondotinta, se non mi sbaglio, 2,10 euro. Comunque trovate tutto nel vlog, dove vi faccio vedere gli acquisti di Shein. Questo è il pennello, una morbidezza assurda, e secondo me pazzesco. Proviamolo prima di parlare. Come fondotinta non so cosa utilizzare, ma voglio andare sul sicuro. Il mio gioiellino, questo qua di Saint Laurent, io lo utilizzo nella tonalità LW7, non so se si vedrà mai, ed è l'Olawar Foundation Matte Luminous, Luminous Matte, praticamente. Ah, e ha l'SPF 39 all'interno, raga, è la vita questo fondotinta. Comunque, concentriamoci sul correttore e parliamo della patente. Vi stavo dicendo che mi sono iscritta, siamo pronti? Mi sono iscritta il 27 febbraio, ho iniziato le mie lezioni di teoria e sto studiando 2 volte a settimana, ci sono le lezioni. Il martedì e il venerdì o ti vengono a prendere o le puoi fare online, ma se mi seguite già tutte queste cose le saprete. E niente, è un po' difficilino, lo ammetto, perché tante cose per quanto riguarda il motore io sono sempre stata una frana e quindi mi devo concentrare di più su quello e soprattutto sulla parte del motore. Le luci di accensione, tutto quanto le ho capite, le varie spie non tutte ancora le so bene onestamente, però sto cercando di far di tutto. Tipo oggi pomeriggio, stamattina mi sono presa tempo per registrarvi questo vlog e tutto quanto, e questo Get Ready With Me, non so se riuscirò a registrare appunto un vlog. Ho detto vlog perché in teoria nella mia testa ho una mezza idea di registrare anche un vlog oggi, ma vedremo, vedremo, non lo so. Per oggi pomeriggio appunto voglio studiare. Comunque, questo pennello è pazzesco. Raga, per dirlo io, che io odio la stesura del fondotinta con il pennello, non lascia innanzitutto le pennellate, come dico io, le righe del pennello, e poi lo stende bene. Logicamente, essendo un pennello e non una spugnetta, ha molta più coprenza il fondotinta, ma lo stende davvero bene. Vabbè, del fondotinta non ve ne parlo neanche, perché lo sapete che è uno dei miei preferiti e quindi non c'è bisogno di recensirlo. Ma cioè, raga, letteralmente innamorata. Adesso sono curiosa allora di provare, intanto lo apriamo, anche quello del correttore, perché vedete è uguale a questo qua del fondotinta che abbiamo utilizzato, però è più piccolino, appunto per utilizzare il correttore, e dopo per la cipria utilizziamo le spugnette. Come vedete, dai, qualche novità ce l'abbiamo anche oggi. Meno male che ho detto che utilizzavo i prodotti di più veterani e alla fine non ha più validità questa cosa, però vabbè. Metto tutto in attimo in stand by perché ho le labbra secche, sono una stupida perché mi sono dimenticata di andare a idratare, e mentre finiamo il tutto si idratano. Applichiamo subito un lip oil, vado a pulire con la mia salviettina le labbra da eventuali residui di fondotinta. Comunque raga, per ora la base un amore. E vado ad applicare il Juicy Lip Oil, questa non è una novità, ve ne ho già parlato, di Astra, la versione azzurrina, brillantezza e nutrimento. Raga, questi di Astra sono la vita. La versione azzurrina è molto bella ed è la numero 03. Vedete? Queste labbra prima. Guardate che bello. Mi sono avvicinata apposta, eh? Pazzesco.
poi nutre davvero, non è quei classici lip oil che alla fine sono solo oil, appunto, idratano quel momento ma non idratino in profondità. Questo, raga, è la vita. Comunque, andiamo avanti col correttore, ne uso due, uno per correggere e uno per illuminare. Allora, di She Glam per correggere e di Maybelline per illuminare. Di She Glam uso la tonalità Fair, questo è uno dei correttori, raga, più coprenti che ho provato del brand. Vedete, si gira e appunto esce il prodotto, vado a correggere le mie occhiaie, anche se ultimamente la mattina quando mi sveglio non ho delle vere e proprie occhiaie ma delle borse, però vabbè. Comunque, intanto che mettiamo il correttore, tanto quello per illuminare vi ho già detto cosa uso, questo qua che è il Super Stay Active Wear di Maybelline, questo lo utilizzo nella tonalità 05. Tanto i correttori ve li ho letti, intanto che andiamo ad applicarli e provare il pennellino nuovo, voglio raccontarvi anche per quanto riguarda l'esame della patente. Io so in realtà quando ce l'ho, non ce l'ho ovviamente qui, devo andare in motorizzazione a Brescia a farlo e ho già la data. Per scaramanzia, sapete come sono fatta, non mi piace già svelarla, magari poi cambierò idea, intanto non me la sento proprio perché sono scaramantica, magari qualcuno mi porta sfiga, toto. Però ho seriamente paura, tutte le sere sto facendo i quiz, intanto, anche sugli argomenti che appunto studio, e devo dire che faccio sempre 5 errori ultimamente, in teoria dobbiamo farne 3. Come mi ha scritto una ragazza, intanto vado a fare un po' di contour con lo stick di She Glam. Come mi ha scritto una ragazza mi fa: Cati, ma non è vero che sono 30 domande con 3 errori, sono 40 con 4 errori. No raga, quello era prima, un po' di tempo fa. Adesso sono 30 domande, non più in mezz'ora, ma sono 30 domande in 20 minuti con 3 errori. Adesso è così, non è più come prima. Infatti ho un po' l'ansia. Ecco, adesso posso andare a lavorare al circo. Aggiungo un po' di correttore, io sfumo sempre dopo perché lascio asciugare pochino il tutto che ho applicato. Vado ad aggiungerne ancora un po' qui, qua, e col contour. Tra l'altro questo stick ha dietro lo sfumino, ma a me non fa impazzire, quindi infatti non l'ho mai utilizzato, come vedete è super pulito. Ok, stavo dicendo, qua mettiamo il contour in mezzo. Ok, e adesso andiamo a sfumare. Allora, vi stavo dicendo che la data ce l'ho e tutto quanto, sto facendo i quiz. L'unica cosa che, raga, per quanto riguarda i quiz faccio sempre 5 errori. E sta cosa mi sta urtando. Comunque, i primi giorni addirittura ho detto: ma sì, proviamo a fare un quiz, perché ho letto una volta il libro di teoria tutto completo e poi ho detto provo a fare quiz. L'unica cosa, 10 errori, 12 errori, questo prima di iniziare a studiare ovviamente ero proprio una capra, cioè non che non lo sia ancora, però prima ancora di più. Vado a prendere il pennello del correttore, del fondotinta prima, e vado a sfumare il mio contour, perché per quanto riguarda il correttore voglio utilizzare quello piccolino. Questi contour qua di She Glam sono pazzeschi, questi stick per il contour. Ah, non vi ho detto la tonalità dello stick. La tonalità dello stick è terracotta che ho utilizzato. Adesso vado a sfumare, mi sono dimenticata di metterlo in alto, ma vabbè. Come blush lo voglio andare a mettere bello rosatino, perché voglio riprendere il maglioncino. Vedete, poi si sfuma in 02. Raga, questo pennello comunque per il prezzo pazzesco. Cioè, già sfumato, veloce e indolore. Adesso è arrivato il suo momento, finalmente, bla bla bla, pa pa pa, e non lo utilizzavo. E andiamo a sfumare il correttore. Proviamo a sfumarlo prima qua.
qua ho lasciato un po' di contour, adesso vado a... Wow! No, raga, davvero. Io avevo provato anni fa, sì, anni fa, mesi fa, un set di pennelli di Shiglam e chi se lo ricorda il set di pennelli giallo? Vediamo se mi seguite da un po'. Bocciatissimi quei pennelli. Questi invece, pazzeschi, a parte che perdono un po' di setole, morbidissimi, tutto quello che volete, ma perdono un po' di setole e sta cosa mi urta, però davvero pazzeschi, vi rendete conto di quanto copre questo correttore? Wow, questi sì che ve li consiglio, molto belli, sfumano bene, super compatti, pazzeschi. Raga, guardate la coprenza, ho anche un po' esagerato col correttore, ma wow, davvero super 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 coprente. Cioè, vi rendete conto anche della sfumabilità? Sapete cosa? No, non serve perché ho utilizzato una colorazione chiara, quindi non serve neanche utilizzare questo per illuminare, perché me le vedo già belle che illuminate le occhiaie, quindi non vado a fare ulteriore highlighter, highlighting, wow. Come blushing crema vado a usare questo di Made by Mitchell, il blush liquido. Questa è la tonalità Sweet Cheeks, bella fucsietta. Comunque, base pazzesca e qua mi ha illuminato tantissimo. Guardate quanto è bello anche questo. Piacerebbe provare anche delle colorazioni aranciatine di questo blush. Ci sono pareri discordanti. Usiamo ancora il pennello del correttore, del fondotinta. Mi piace talmente tanto, anche se perdono un po' di petoline, di setoline. Ok, che lo voglio utilizzare per tutto. Sapete che io sono spugnetta dipendente, quindi non è da me. Deve piacermi davvero un pennello per riuscire a far parte della mia routine. Bellissimo. Mettiamone ancora un po'. Sapete che io nel blush abbondo sempre, magari un po' qui. Bello questo. Questa tonalità di rosa. Adesso, una volta che finiamo qua di mettere il blush, passiamo invece per quanto riguarda la casa, anche se nel vlog scorso vi ho già aggiornato, però io lo dico sempre per i nuovi che non, o per chi non guarda tutti i video. Raga, la base, che meraviglia, io alzo anche il blush. Wow. È arrivato il loro momento. Adesso da che parte si aprono? Ne voglio usare uno. Questi sono costati 4 euro, ma ci sono all'interno 50 pezzi. Cioè, raga, più conveniente di così non si può. Dove si aprono? Comunque, per quanto riguarda la casa, adesso inizieranno i lavori quando finiamo Pasqua, perché come vi dicevo prima, infatti si collega un po' al discorso del lavoro, meno male che ho la pinzetta. A Pasqua si finisce la stagione, quindi si ha un momento di tregua e questo momento di tregua dura 2 mesi, anche se il weekend comunque si lavora sempre, però solo i weekend. In questi mesi appunto vogliamo approfittare, mamma che carini. Vabbè, non il medio, magari è più comodo. Oddio! Dio, che belli! Mi sei impigliata l'unghia. Carinissimi, morbidi. Comunque, andiamo a approfittare per finire la casa. La stabilitura è tutta stata messa. Bisogna, perché il grosso l'abbiamo fatto l'anno scorso con le pareti e tutto. E adesso vogliamo finire il lavoro. Sistemare le pareti, mettere la stabilitura fine. Intanto stavo prendendo la mia cipria di Shiglam. Dobbiamo finire tutto adesso. La stabilitura fine, dobbiamo comprare le lucine per la sala, quelle che abbiamo messo sotto i cassonetti che abbiamo fatto, proprio perché
Vogliamo mettere, sapete, quelle lucine che abbiamo nella camera di là, tutte belle colorate? Ecco, quelle. Vado a prendere la cipria compatta. No, vabbè, che meraviglia la morbidezza. Comunque questa cipria ne parlano male, ma a me piace un sacco. Non la versione rosa, che ce l'ho, però mi spiego, mi ingrigisce troppo la versione rosa. Infatti preferisco la classica traslucida. Allora, il lavoro grosso ce la farò a raccontarvi della casa, che non riesco a fare mille cose. Comunque, il lavoro grosso l'abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno dobbiamo fare il lavoro di fine e soprattutto dobbiamo comprare i mobili e anche i lampadari. Io ho letto sotto un blog tanti consigli da parte di tantissime ragazze di voi su dove acquistare anche su Instagram. Questa spugnetta la uso alla fine per tutto il viso, non solo per le occhiaie e la vita. Mamma che morbida, super, super contenta dei miei acquisti. E niente, mi hanno consigliato tanti siti dove acquistare, non acquistare. Su Amazon ho visto, raga, un lampadario soprattutto per la sala, la vita, solo che costa 150 euro. Oh, cavolo! Però bello, 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 bello. Come queste spugnette. Oggi mi piace tutto quello che ho provato. Pazzesco, wow! Vado a scaldare leggermente il mio viso con il bronzer di Kiko, questo della collezione Fruit Explosion, il maxi bronzer nella tonalità che non si leggerà mai, sì, ok, 03 Golden Sand, ed è bello anche lui, guardate. Tra l'altro, mamma mia, sa ancora di arancia, perché questa collezione di Kiko con tutta la frutta anche le profumazioni, pazzesco. E vado a ripassare tutto il mio contour che ho fatto. Dopo, ovviamente, se esagero, come sempre, vado ad alleggerire con un po' di cipria. Mamma mia, mi sta lasciando in viso un profumo di arancia che non potete capire. Già avevo la profumazione del... Ah, anche questi orecchini ho preso su Shein. Belli, vero? Carini, carini. Comunque, mettiamo anche un po' sulla fronte, visto che prima mi sono dimenticata di fare contour. Sulla fronte ho messo solo il correttore, basta. Un po' sfumiamo qui. Voglio mettere anche un po' di blush in polvere, visto che l'abbiamo utilizzato rosino, lo rimettiamo rosino. Questo, guarda quanto è carino! Questo è super pigmentato. Sembra un po' un pesciolino. Mamma, che meraviglia! No, oggi il make-up. Pazzesco, se non era per lo schifo di eyeliner qua, la base innamorata, letteralmente. Con un po' di questo, che in teoria sarebbe un blush bronzer illuminante insieme di Essence, il Kissed by the Light, e la tonalità 01 a Star Kissed, vedete, questi sono bronzer, blush, illuminante, una bella parte di illuminante in questa zona. Voglio andare appunto con un pennellino che non trovo, ok. Questo è il mio pennellino dell'illuminante preferito di Nabla, il numero 208. Vado a prendere solo la parte dell'illuminante e vado appunto ad applicarlo, perché al contrario di tante altre ragazze, che ormai l'illuminante è diventato quasi il demone, un demone, un diavolo, a me piace. Tutti lo stanno abbandonando, ma Kati non lo abbandonerà mai. Assolutamente mai. Anche perché da quel tocco in più, io non so perché lo stanno abbandonando tutti. Fatemi sapere nei commenti, voi lo utilizzate ancora?
Io sento tante che dicono no, io non uso più, vado a tamponare per ridurre l'effetto se esagero, e io non uso più l'illuminante. Ma siete seri? È la vita. Come fate? Prendo ancora un tantino. Anzi, sapete cosa vi dico? Che esagero ancora di più? Sì, col pennello che abbiamo applicato lo shimmer di Nabla, vado a prenderlo e vado ad applicarlo ancora. Voglio proprio l'occhietto brillare all'inizio. Mamma mia, poi mi dite che l'illuminante è brutto. Mi dovete spiegare come fate a dire una cosa del genere. Fatemi sapere se vi piacciono questi dietro di me adesso. A me piace registrarli, sapete la mia passione è il make-up. So che non tutti di voi amano il make-up e condividono questa passione con me, però spero di... che prima o poi riuscirò a trovare anch'io una parte di pubblico che ama il make-up come me e gli piacciono appunto i miei get ready with me. Mi sto impappinando, sta diventando un momento serio, non va bene. Comunque, bellissimo. Adesso togliamo il lip oil che talmente non secche che ne è rimasto ben poco, ma poco. Ok. E per le labbra voglio applicare una matita marrone, questa è troppo marrone, arrivo, cerco e arrivo, perché voglio avere le labbra nude, marroncine, leggere. Ho deciso, via, matitina di Essence, questa è la 01 Cinnamon Spice della linea Matte Comfort Lip Liner, non è temperabile, è una matita retraibile, quindi ancora più comoda. È super scrivente, ecco, col marrone perfetto, ecco il marrone perfetto che volevo oggi, non troppo scuro, non troppo chiaro, nudino, marroncino, top. Guardate che meraviglia. E al di sopra voglio andare con di Shiglam questi, com'è che si chiamavano? Lip Plumper, appunto, nella tonalità Sepia Kiss. Sono tipo simil tart che cliccate, però non troppo perché poi non tornano più indietro. È già usato perché è una tonalità che mi piace proprio tanto. Lascio le labbra belle lucidine e belle marroni. Come piace a me, infatti è una delle mie tonalità preferite di questo genere qua. Wow, ma niente, silenti. No, raga, questo è il mio make-up terminato. Sapete che io alle sopracciglia non faccio più niente ultimamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grande e niente, mi raccomando, iscrivetevi e venite a seguirmi anche su tutti gli altri social. Iscrivetevi qua su YouTube se vi fa piacere, così cresciamo anche qua. E giù nell'info box vi lascio i video recenti del mio canale, che appena che ho caricato poco prima di questo video, gli ultimi due o tre ve li lascio giù il link, così se vi fa piacere cliccate, li guardate se non li avete visti, e i miei social. Instagram e TikTok. Vi aspetto anche lì. Un bacio. Ciao!